Papa Francesco, in latino, Franciscus Pagine, in spagnolo, Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio. Dal 13 marzo 2013, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia. Oltre agli altri titoli propri del Romano Pontefice, il Papa è arrivato anche oggi con le sue gambe in sala nervi, supportato solo da un bastone. Ed anche oggi, dando il benvenuto ai fedeli accorsi da tutto il mondo, ha spiegato che la catechesi sarebbe stata letta da Monsignor Filippo Ciampanelli, in forza alla Segreteria di Stato, che lo aveva fatto mercoledì scorso. Ancora mi fatico. Sto molto meglio ma fatico se parlo troppo. Si è giustificato il pontefice coi presenti che in periodo di avvento sono spesso più numerosi del solito. La catechesi odierna, letta da Monsignor Ciampanelli, si è incentrata sull'evangelizzazione con la richiesta di creatività per annunciare Gesù con gioia. Francesco l'ha ascoltata seduto accanto al suo collaboratore. Poi però non ha voluto rinunciare a congedare i fedeli con un appello e con la benedizione. Parole che, come di consueto, volevano sensibilizzare sulla necessità della pace. Non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina, ha affermato il pontefice. I saluti finali nell'udienza di oggi sono stati l'occasione per ribadire quanto sostenuto ripetutamente. La guerra sempre è una sconfitta. Nessuno guadagna, tutti perdono, ha detto Bergoglio. Poi di nuovo l'accusa che dietro i conflitti si arricchiscono i fabbricanti di armi. Infine, il Papa ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che sostengono, con le loro preghiere e le loro offerte, la Chiesa, in quei territori, specialmente nella martoriata Ucraina.